Signore e signori, benvenuti. Un cordiale pomeriggio da parte dell'Associazione Culturale Tommaso Coccioni di Concepiolito e del suo presidente Vincenzo Coccioni. L'Associazione Culturale, in breve dirò, promuove da diversi anni nel quadro delle proprie attività manifestazioni varie per continuare la divulgazione dell'arte poetico-musicale che Concepiolito vanta da oltre mezzo secolo. L'associazione stessa ha già organizzato nell'arco dell'anno due concorsi nazionali di musica per fisarmonica, un concorso di poesia dialettale, la realizzazione di un compact-disc di canzoni abruzzesi di autori contemporanei e tante altre manifestazioni collaterali, oltre alla istituzione di un museo dell'arte, del folklore e della civiltà contadina. Questa sera siamo qui per la presentazione del volume di poesie in dialetto abruzzese Scen bacia al sole, Ali incontro al sole, del poeta Camillo Coccioni, il quale è qui presente, non ha bisogno certo di presentazione. Questa opera è la sua seconda raccolta poetica dopo Volie di Kant, edita nell'anno 1988. Prima di presentare gli illustri ospiti, vorrei che il Presidente, non lo vedo? Ecco, Vincenzo Coccioni, ecco, vengo al microfono per dire qualche considerazione di questa manifestazione. Bene, continuiamo a parlare del libro Scena bacia al sole.
stato bisogno di leggerlo dall'inizio alla fine, è bastato aprirlo a caso per rendermi immediatamente conto di trovarmi di fronte ad una situazione che diffusamente la critica definisce neo-dialettale, cioè questo neo che non è casuale, al di là del senso, e cioè novità, il nuovo corso della poesia dialettale, ha una sua significazione storica ormai. E infatti si fa risalire alla antologia di Pasolini, un'antologia della poesia dialettale del Novecento di Pasolini e dell'Arco del 1952, ma anche all'opera di Pasolini, Poesia Casarsa. Io non so se ha torto o ha ragione, si fa risalire la presa di coscienza di una svolta ormai immatura presso i più avveduti poeti in dialetto, che aveva solo bisogno di essere riconosciuta come squisita, queste sono parole di Pasolini, conseguentemente definita perché svelasse tutta la carica della sua apparenza. In altre parole, si trattava di cogliere le linee di tensione verso una poesia che si facesse adulta e alta, tale da contare più come capitolo del Novecento letterario europeo che nella surrettizia letteratura locale. Parliamo del 1952, per molti operatori della poesia dialettale il discorso non è affatto cambiato. Molta poesia dialettale contemporanea, come potete constatare, sto utilizzando l'aggettivazione dialettale non neodialettale, continua ad essere ancorata a tematiche che hanno fatto la loro maggior storia nel primo cinquantennio del Novecento, cioè tematiche di natura strettamente realistica, il bozzetto, tanto per parlare, il bozzetto paesano, la connotazione del personaggio caratteristico, lo scemo del paese, il campanile, sono tutte situazioni che purtroppo ancora imperversano in molta poesia dialettale. La neodialettalità, questa presa di coscienza di cui parla Pasolini, che era già praticamente, aveva già avuto espressioni in alcuni dei poeti del primo Novecento, come Biagio Marini, Virgilio Giotti il Triestino, o che nello stesso Pasolini, o ancor prima nel grandissimo, mai del tutto approfondito Delio, Tessa e Lombardo, in questi poeti, e poi posso parlare anche di Marco Pola, eccetera, eccetera, Noventa, altro grande poeta, tutti i poeti nei quali questa linea di tensione per un nuovo uso del codice dialettale, perché la poesia potesse valere non nel surrettizia espressione di una condizione o di una realtà locale, ma ambisse a diventare poesia di un Novecento letterario a livello addirittura europeo, questo elemento, questa linea di tensione connotano quella che noi nella contemporaneità, ma a buon diritto forse dal 52, abbiamo definito poesia neodialettale. E Coccione è tutto dentro questa area, questa aura, se si può dire, questa temperie culturale di non più fresco conio ormai, perché ha fatto la sua storia appunto da quell'antologia di cui parlavo, ma che ha avuto la sua maggiore fluorescenza creativa proprio negli ultimi 28-30 anni, dagli anni 70, da quando è cominciato ad apparire il gran nome di Franco Loi, il gran nome di Franco Scapatini, il grosso e grande lavoro di Amedeo Giacomini, friulano, eccetera. Tutte espressività, tutte presenze che mi hanno spinto ad analizzare appunto nell'antologia Via Terra di cui parlava il presentatore, lo stato dell'arte di questo tipo di poesia. E lo stato dell'arte qual è? Ancora oggi, a distanza di un cinquantennio dalle proposizioni critiche di Pasolini, la poesia è oggi espressa in dialetti marginali, poverissimi e in qualche caso del tutto privi di tradizione letteraria. Il poeta
scrive in un dialetto che è sempre meno parlato. Si trova a fare i conti con la cosiddetta perdita dei parlanti prodotta dall'irruenza dei media o media. Può forse convenire sul rilievo di Pier Vincenzo Mingaldo che la floridezza dei dialetti scritti non è più come nel primo cinquantennio novecentesco o fine ottocento funzione della floridezza dei dialetti parlati, ma piuttosto della loro malattia. Ho detto forse, perché ancora bisogna modificare la stretta connessione che può esserci o c'è fra produzione poetica e parlanti, ed è legittimo il dubbio che il poeta non guardi, e probabilmente non abbia mai guardato, a quei parlanti come a possibili destinatari, se si tiene conto peraltro della circolazione della cultura attuale, che è praticamente planetaria. Divenuto strumento squisito, prezioso, secondo la pretesa di Pasolini, il dialetto oggi è più rispondente ad esigenze di essenzialità della poesia. La lingua di natura, il pozzetto, il campanile, l'espressione, la formula realistica di cui parlavo, è definitivamente trapassato a lingua di cultura. Cioè viene utilizzato dal poeta dialettale contemporaneo come uno qualsiasi degli infiniti codici dell'universo plurilinguistico contemporaneo. E a questa caratterizzazione di solito si ricompone nella individualità dell'autore, viene interiorizzato, non scelto o scelto che sia, come è stato sostenuto, come viene sostenuto anacronisticamente, secondo me, da alcuni, in opposizione alla lingua comune che è divenuta strumento convenzionale e usurato. Sì, ma con tutto questo discorso Concioni che c'entra? C'entra. C'entra fino alla cima dei capelli. È tutto calato, come dicevo, nella nuova temperie culturale e del tutto è la sua poesia aderente alle richieste di questa nuova espressività poetica dialettale. A cominciare proprio dall'uso del dialetto, quello di Poggio Fiorito, suppongo, no? Che in scena Baccia Sole risulta, come dicevo prima, profondamente interiorizzato e addirittura reinventato nella interiorità. È disponibile, come rileva Nicola Fiorentino della prefazione al libro, ad apporti linguistici italianizzanti e idiomatici del più ricco e di provata tradizione letteraria. Concioni, insomma, proprio in relazione agli esiti da raggiungere, gli esiti poetici naturalmente, ritiene essenziale arricchire degli apporti di cui ho parlato il codice di frequenza comunicativa quotidiana per renderlo malleabile, duttile, quanto più funzionale possibile a necessità stilistiche di struttura della sua poesia. Ma che cosa accade per questo? Accade che inevitabilmente il poeta favorisce anche il distanziamento della propria operazione personale dalle tentazioni e dalle trappole di cui parlavo, quelle realistiche del folclorico, del bozzetto, alle quali solitamente, e non è casuale, solitamente si accompagna un uso quasi puristico, filologico del dialetto, mentre in Concioni l'uso puristico scompare, addirittura ammette apporti d'altra natura, come dicevo prima. Ora, altro elemento, che è strettamente peraltro connesso al primo, e che si può addurre a conferma della corrispondenza di Concioni al corso della cosiddetta neodialettalità, è la lirica centralità dell'io del poeta. Un io che si accampa come polo attrattivo delle dilacerazioni, delle perdite, delle attese esistenziali, dei soprassalti impreveduti della memoria e delle imprevedute accensioni del ricordo. Ma in Concioni il ricordo svolge una funzione tutta affatto particolare. Perde connotazioni di nostalgia e in un movimento tipico proprio di Pasolini si propone piuttosto come linfa per una interpretazione vivificante del presente. E talvolta sembra addirittura che vi
carattere insolito, e cioè quello di essere meno un atteggiamento psichico che una sensazione fisica o fisicamente avvertibile. Ricordo quindi non nella tipica caratura nostalgica, ma mezzo interpretativo che include di sicuro l'assillo della perdita di quanto si possedeva e che perciò manca per una invocazione del presente pacificante, ma è anche un dato concreto al quale rapportare e sul quale fondare le aspettative future. Ora, l'aderenza del testo di Coccione alla fisionomia della più aggiornata poesia neodialettale si manifesta quindi su due piani, come abbiamo detto: la presenza assorbente dell'io e i motivi linguistici, l'uso del codice con quelle implicazioni e alterazioni, quelle ammissioni di alterazioni che abbiamo visto italianizzanti, e d'altra area linguistica, il frentano. In Coccione poi si realizza un fatto che per me da qualche tempo lo osservo, è la vecchiaia che mi fa fare osservazioni di questo genere e che sicuramente non potrò svolgere compiutamente in questa situazione. Si verifica un fatto straordinario, e cioè in Coccione, nella sua poesia, la parola e il verso si appropriano di una specialità comunicativa. Che cosa vuol dire? Vuol dire intanto che la parola e il verso tornano ad essere rivestiti della umiltà originaria, e poi che viene del tutto superata la costante superbia della parola alla quale abbiamo assistito negli ultimi 30 anni di produzione, soprattutto in lingua. Nell'ultimo trentennio di produzione poetica, a causa di spinte, di orientamenti operativi che certo risalgono ad esperienze primo novecentesche, e penso al simbolismo, al surrealismo, all'ermetismo, e per arrivare poi fino alla neosperimentalizzazione, la neoavanguardia, la parola aveva ha perduto il residuo di referenzialità che le competeva ed è divenuta, secondo me, superba. Discutibilissima questa posizione, si può poi magari fuori gettare il guanto, andare sotto il campanile, sono pronto a tutto. Secondo me è proprio sulla superbia della parola che si gioca ancora oggi la partita finale, l'ultima, della poesia in lingua. Coccione e altri dialettali hanno invece compreso che se il poeta può scegliere fra le possibili opzioni di campo quella di testimone del mondo e delle sue modificazioni e contraddizioni, dei suoi dolori, delle sue incertezze, e se la parola è il mezzo strumento per esprimere tutto questo e soprattutto per rendere partecipi gli altri, è necessario per ogni tentativo di creazione far uso di una parola non in bozzo, non superba, che tende a rattenere il senso piuttosto che a svelarlo, e questo in nome di un invocato e troppo spesso praticato eccesso di ambiguità. Addirittura ci hanno indicato a 7 volte 7 l'ambiguità secondo Imlay, e ci hanno abituato alla caratura e ci hanno educato alla caratura estetica dello spazio bianco. Lo spazio bianco, che è una delle più belle invenzioni, credo, novecentesche, estetiche novecentesche, ma che è visibile. Lo spazio bianco è vuoto, lo spazio vuoto è la mancanza di che? La mancanza di capacità del poeta di riempire lo spazio e di diventare Watson, e questo è il punto. E allora non teorizziamo ambiguità e spazio, ridiamo alla parola ciò che Coccione dà, la sua parola, e cioè la capacità di comunicazione. Il proposito di riassegnazione di questa specialità comunicativa alla parola in Scen bacia sole è perseguito in un verso che è scevro da assilli, da articolazioni ansiose o fulminanti.
attenta spesso a narrazione, il racconto, e ne sono spia evidente i tempi storici verbali molto brevi. Ha un andamento dettato dalla sintonia col suo, col proprio interlocutore. E piuttosto che manifestarsi terreno di situazioni negative, come è di tanta poesia contemporanea, che sta sempre in bilico fra la certezza del nulla e forme di neutralizzazione dell'io, che attua le sue rimozioni per filtrare pensieri che sono presunti all'origine del proprio disagio. In Goccione il disagio è invece tutto lì, tutto, e deve tutto essere scontato. L'io vi appare intero, come dicevo, al Dio il poeta rivendica lo stato di polo di sofferenza e viene proposto al centro di perdite ineludibili, con una vigile coscienza di questa ineludibilità e di aspettative future possibili. In altri termini, l'operazione di Goccione è nella sua essenza la proposta di una vicenda umana che dalla individualità appenata si eleva a emblema delle pene del mondo e finisce per sostanziarsi nella riscoperta di ideali e sentimenti, incluso il sentimento del tempo e della realtà, da condividere nella visione di un ruolo attivo della letteratura, cioè una letteratura non fine a se stessa. Secondo me valgono per l'autore le parole di un maestro di vita e di poesia, Piero Bigongiari, fiorentino, di recente scomparso. L'atto creativo è una finzione necessaria di una verità che per l'uomo non vive nulla tanto in sé e per sé, quanto nel proprio continuo e segreto stato di contraddizione. Non dunque l'arte per l'arte e, nello specifico, la poesia per la poesia. La poesia cioè innamorata di bellure estetiche che sono pure affascinanti in corso d'opera, ma una poesia necessaria, la cui necessità risiede nella riproposta di realtà e significati, pur senza abdicare ovviamente alla ricerca stilistica che al senso poetico sempre si accompagna. Una poesia prevalentemente quindi di significati che tuttavia non abdica alle necessità di natura formale. Alle parole di Bigongiari fanno eco quelle di Giacomo Roenta che ho citato all'inizio. Serché più in là, in vento naturalmente, diceva Roenta, intendendo che il poeta non deve fare del proprio fare un intento estetico, ma che deve favorire la parola del sé, cioè dell'uomo intero. E ancora mi pare possa valere sempre per Goccione, e mi scuso per la serie di citazioni, la parafrasi da Marina Cetaeva: poesia significa far conoscere qualcosa o qualcuno che nell'uomo vuole disperatamente essere. La lucida, autentica disperazione di Goccione si ferma comunque, questo è bene avvertirlo, al di qua dalle porte del nulla, cioè di qua dalla certezza del nulla di certe operazioni poetiche, come dicevo all'inizio, distinguendosi appunto da tanto diffuso nichilismo nostrano. Passo dopo passo, dal suo discorso emerge un tondo di creatura che ha certamente immagini sdruciti dal dolore patito, in balia delle ventate dell'esistere. Il lettore può rilevare con un po' di pazienza il ricorrere frequente in scena in bacio al sole del lemma vita e dei termini della stessa area semantica. Dicevo, si tratta di un tondo di creatura che passo dopo passo, sia pure con immagini sdruciti dal dolore, dalle ventate dell'esistenza e dalla morte, è anche però una creatura pervasa da un profondo senso di religiosità, una religiosità laica, indubbiamente, una sorta di pietas proprio nel significato che alla parola attribuivano i latini, che è un modo di accostarsi, di avvicinarsi
osservazione è che la nota introduttiva del maestro fiorentino, maestro nel senso nobile dell'espressione, non che sia poco nobile l'altro maestro, ma è più nobile questo secondo me, è che la sua prefazione è stata per me un grosso problema, perché ho dovuto trovare altre soluzioni di natura critica che potessero validamente accostarsi o aggiungersi a quelle espresse da lui, che peraltro condivido per intero, e che quindi mi sono trovato un po' in difficoltà, devo riconoscere, perché ha fatto un'analisi molto puntuale, peraltro raffrontando il lavoro del secondo Boccione rispetto al primo. La mia osservazione conclusiva su questo libro riguarda un aspetto, per così dire, sociologico della produzione di poesia. Il contributo di Coccione allo straordinario rigoglio creativo dialettale di questi anni si materializza in un volume edito praticamente in forma privata, anche se il frontespizio segnala come artefici tipografiche del libro le edizioni dell'Associazione Culturale di Coccione. È un po' questo il modo onorevolissimo di sopravvivenza di molta poesia contemporanea, specialmente se espressa nei dialetti dei nostri sud, ma è anche una formidabile patente di autenticità e di orgogliosa autosufficienza. Ce lo insegna un grande poeta francese, Francis Ponge. Oggi la poesia autentica non ha nulla in comune con quanto si trova nelle collane poetiche, ma si trova piuttosto nei quaderni ostinati di alcuni maniaci della nuova stretta del reale. Grazie. A questo punto non può mancare comunque l'autorevole intervento del professor Nicola Fiorentino, che ha curato la prefazione. E dirò anche, per chi non lo conoscesse, collabora alla rivista Abruzzese con articoli e recensioni sia di carattere storico che letterario. In particolare, per quanto riguarda la poesia dialettale, su tale rivista si è occupato di Marcello Marciani e di Evandro Ricci. Ha pubblicato nel 1992 un saggio intitolato Uno sguardo alla poesia dialettale abruzzese del secondo Novecento, su Il Pelli di Roma, diretto da Giacinto Spagnoletti e Cesare Vivaldi. Un altro suo saggio sull'ermetismo di Marco Notarnusi è stato edito nel 1995 da Diverse Lingue di Udine, diretto da Amedeo Giacomini. Collabora sempre occupandosi di poesia dialettale alla Voce di Costa Cese, su cui tra l'altro ha scritto di Mauro Iacovella, di Concetta Tritapepe e del compianto Giovanni Spitilli. L'anno scorso, insieme a Michele Scioli, ha pubblicato il Dizionario dei termini e dei concetti usati nel dialetto castellino di Luigi Prognale, importante perché è il più antico dizionario dialettale abruzzese, precedente persino quello di Gennaro Finomore. Recentemente ha stilato per Pagine, un quadrimestrale di poesie che si stampa a Roma, alcune note critiche su Camillo Coccione, Mario D'Arcangelo, Luigi Susi, Amedeo Fusco e Marcello Marciani. Ultimamente ha rilasciato da Achille Serrao un'intervista che comparirà nell'opera di quest'ultimo intitolata Presunto Inferno, poesia dialettale e dintorni negli anni 90. Passo la parola al professor Nicola Fiorentino. Penso che dopo quanto è stato detto da Achille Serrao, veramente poco da dire. Io l'ho pregato di venire qui da noi sostanzialmente per tre motivi. Prima di tutto per darmi una mano, visto che io sono un
fatto, mi dicono, abbastanza bene per 30 anni e passa 35 per la precisione. Qui dargli una mano, in secondo luogo perché non amo ripetere le cose che ho già dette, che ho già scritte, e in terzo luogo, ma questa poi è la ragione principale, perché desideravo che qui da noi avessimo uno scambio di idee con un poeta che non è della nostra regione e con un finissimo critico che è informatissimo su tutto il fenomeno della produzione nazionale sulla poesia dialettale italiana. E devo anche fare un po' di pettegolezzo. Quando Camillo mi ha chiesto una presentazione, una prefazione al suo libro, io ero molto titubante. Ho fatto la signorinella, mi sono fatto pregare. Perché? Ma perché gli dicevo, guarda Camillo, che tu sei un poeta che vale. E perciò non ti far presentare, senza nulla togliere ovviamente a chi fa diversamente. Perché? Perché la poesia è eterna quando è autentica. E la poesia di Camillo è autentica. E invece la prefazione, anche del più bravo critico, e io non è che mi ritenga tale, è legata alle mode culturali del tempo e quindi destinata a cadere dopo 10, 15, 20 anni. Noi sappiamo, rileggiamo certi giudizi critici del passato, dei secoli scorsi, ma anche di quelli più recenti, e troviamo cose che non stanno né in cielo né in terra. La poesia è parola, cioè espressione assoluta, e mentre la presentazione sta nell'ambito del cicaleggio della vita quotidiana, e il paradosso poi è che il prefatore dovrebbe assicurare della bontà del prodotto poesia, ma in realtà ne riceve lustro. E pertanto io ringrazio Camillo Cacione di avermi associato al suo nome. Sono io che devo ringraziare lui, non viceversa. Inoltre poi mi facevo pregare, anche perché ero conscio della difficoltà di una presentazione. Non l'avevo mai fatto finora, e che so, per esempio, ricordavo il tempo in cui i poeti dialettali nostrani ricorrevano al mondo universitario, ricorrevano ai grandi nomi della cultura universitaria per farsi fare queste prefazioni. Io, come è noto, non sono un grosso nome, né appartengo alla cultura accademica. Però avevo anche qualche perplessità in merito e riguardo a certe operazioni che si facevano. Che so, per esempio quella di glottologi e dialettologi, i quali attestavano che il tale poeta usava un tale dialetto, il quale aderiva più o meno bene alla coine, oppure aderiva più o meno al dialetto che il poeta usava. Cioè si spostava su un piano del tutto esterno, è un giudizio che a mio parere era un giudizio sullo strumento linguistico. Ma lo strumento
viene usato. Bisogna vedere quali sono le alchimie che il poeta mette in opera. E sicché io, un lettore qualsiasi, come mi ritengo, e poi sapevo e so che purtroppo la poesia non si vende, tanto meno la poesia dialettale, purtroppo. E quindi a questo punto io sapevo e so che avrei dovuto parlare ad un pubblico di altri poeti dialettali. E quindi sarebbe stato come portare acqua al mare o carbone al resto. Ora, indubbiamente l'analisi linguistica è un momento dell'analisi più complessiva e, per esempio, io mi sono chiesto, ma Camillo, che strumento linguistico usa? E allora ci ho ritrovato sia ovviamente il dialetto di Poggio Fiorito, sia però tutta una grande tradizione ormai quasi centenaria della Koinè frentana, e allo stesso tempo ho ammirato la sua capacità, la sua apertura, lo rilevava anche Serrao, di aprirsi ai contributi più vari, da termini italiani, addirittura anche ai termini presi dalle lingue estere. E ho potuto quindi notare come, a differenza di altre correnti, lui non accetti una visione ristretta, non accetti il purismo dialettale. E giustamente dice Serrao, questo suo linguaggio, questa sua lingua poetica è stata reinventata. Camillo Coccioni, in altri termini, riscopre delle grandi capacità comunicative pur aprendosi a tutte le tematiche, a tutte le problematiche, a tutte le tecniche che ormai arricchiscono la poesia dal simbolismo in poi. Un altro capriccetto della critica in genere è questo, quello di chiedersi quali sono gli ascendenti del poeta, i modelli, insomma, le fonti. Ecco, questa è un'operazione di fronte al quale io, in qualche misura, devo professare la mia umiltà e una ricerca che non mi si addice, perché sono convinto che quando ci troviamo di fronte alla grande poesia, non vale stare a spaccare il capello in quattro. Io ultimamente leggevo un'opera di Pietro Civita Reale, in cui l'ho toppato per 20 volte con un inizio, con il primo verso iniziale, che praticamente prende l'avvio da Poderiguari. L'affronto mitraglie, eccetera, e lui dice l'affronto alle vitre, una cosa di questo genere, adesso non mi ricordo con precisione la dicitura, oppure ce n'era un altro che diceva più o meno così, diceva questo però era quest'altro, the chive, eccetera, però questo è un altro verso di quello.
quanto per esempio per Cesare Allen, ma stato da altri critici, si era detto che quello da cui si ispirava di più era García Lorca. E io ho sempre pensato che i migliori poeti abruzzesi non si fanno soltanto a García Lorca, ma c'è chi pensa un po' tutta la lirica europea del Novecento. Ecco, ora Camillo, anche qui tu ci senti De Titta, ci senti i post del Tiziano, Fagiani, Sigismondi, ma ci senti anche la poesia europea. Però poi alla fine che cosa devi constatare? Devi constatare che Camillo Crocione è se stesso, è riuscito a forgiarsi una sua lingua poetica personalissima. Anche qui rimane un po' con le mosche in mano. Insomma, per farla breve, mentre mi rendo conto che può avere un certo suo valore il saggio, e bisognerebbe limitare il saggio ad un determinato aspetto o a pochi determinati aspetti per approfondirli, per vedere un po' tutti i meccanismi della composizione, non così per la prefazione, perché o tu dai un tale di un paio di pagine, due pagine e mezzo massimo, però poi rischi di non dire niente, di essere generico, di usare delle formulette che vanno bene per tutti e per tutte le situazioni. Delle ascendenze vale anche per i contemporanei, ma le influenze reciproche del tale poeta con quell'altro, ma c'è sempre un do, un test, c'è un dare e un avere, sempre respiriamo tutti la stessa cultura, quindi nessuna meraviglia che ci si influenzi a vicenda. Io cercato di mettere a confronto il Camillo della prima opera con quello della seconda, per tracciare quella che è la storia di un'anima, la storia di una ricerca poetica, e ritengo di averlo letto così come può leggerlo un lettore qualsiasi. Perché poi in fondo questa è la ricerca del lettore comune, e penso che sia questo anche il desiderio, la volontà dell'autore, che si è stillato il cervello sulle sudate carte e ha fatto della poesia la ragione totalizzante della sua vita. Grazie. Volesse cantare.
Mahler che è stato uccicato, invece di chiare che un Mozart vedete, a una volesse accapare tutte le note più belle, perché tutta la bruzza che porta in me, amore amore, volesse cantare. Quindi adesso noi lo facciamo con una base, con un maestro, inciso già tutti i come diceva, e io modestamente.
questo bellissimo canto, piccoli versi, inneggiano all'Abruzzo, l'amore per l'Abruzzo e per tutto, per tutte le bellezze di questa regione. Poi ha scritto un'altra bellissima canzone, io ho scelto due tra le più belle, penso di quelle che abbiamo sempre cantato e ultimamente in giro. E questo è rivolto, questo canto, alle nostre montagne, cime d'incante. Nu canta se sente da un mondo che cala la valle e cammando un cuore che cerca sorriente di luce e di serenità. È sempre più dolce se spanna per l'aria una voglia di sonno tra cime che sfiorano un mondo di pace e di tranquillità. E va, lucante, va, e lune stelle chiama a regalaste cime dentro questa immensità. E va, l'anima va, appressa la canzone, e corre, va lontano fino all'eternità. Cime incanta.